Pilato, procuratore della Giudea, per grazia dell'imperatore di Roma, il divino Tiberio, giudicherò il tuo caso. Qualunque cosa tu abbia fatto fino ad ora, di qualunque cosa ti si accusi, io e solo io posso decidere se devi essere crocefisso o flagellato o posto in libertà. Qualunque sia stata la tua condotta, solo io deciderò il tuo destino. Capisci? Ti sto offrendo una possibilità di discolparti. Sei tu un re? Tu lo dici, infatti io sono re. Ma il mio regno non è di questo mondo. Allora sei un re. Io per questo sono nato e per questo sono venuto al mondo. Per dare testimonianza alla verità. Cos'è la verità? Chi è per la verità ascolta la mia voce. Ci sono molti popoli e molte usanze. Non può esservi più di una verità. C'è solamente una verità ed essa viene da Dio. Sii fedele a Dio. Non è l'interpretazione della verità che si deve giudicare qui, ma un uomo chiamato Gesù di Nazareth. Nazareth? Sei un Galileo, dunque. In questo caso il giudizio spetta Erode Antipa. È tornato oggi a Gerusalemme. Invia quest'uomo a Erode Antipa, lo giudica. No, Pilato, aspetta, Erode è prevenuto contro quest'uomo. Non darà un giudizio imparziale. La legge stabilisce così. Il processo è finito. Cesare è soddisfatto.